Valerio Abbaglio, presidente della commissione scuola del Comune di Roma, coordinatrice di questa iniziativa che raccoglie un po' i ragazzi delle scuole credo medie o superiori del Comune di Roma. Allora, lo slogan è uno per tutti, tutti per uno. Siamo tornati ai tre moschettieri? Beh, diciamo che questo è un progetto che io come Presidente della Commissione Scuola ho voluto lanciare, un progetto che parla di integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole. È rivolto alle scuole primarie di Roma. Abbiamo voluto capire che situazione c'è a Roma su questo tema, un tema davvero importante che non riguarda ovviamente solo le scuole, ma che serve anche per l'intera cittadinanza. E ci siamo confrontati con diversi attori. Chiaramente la giornata di oggi, che è l'evento conclusivo di un percorso partito a novembre, è dedicato alle scuole che sono i protagonisti, ma ci sono anche appunto diverse realtà con le quali abbiamo collaborato, quindi le scuole migranti con Paola Piva, l'Università Roma 3 col professor Fiorucci, il MIUR con Vini Ciongini e tante altre realtà. E oggi non a caso abbiamo voluto invitare come istituzioni il MIUR, l'Ufficio Regionale Scolastico, l'Università, per stringere un patto sull'integrazione che veda appunto questo tema come prioritario e che aiuti il percorso delle scuole nel far inserire questi ragazzi, ma soprattutto nel far capire quanto è importante la presenza anche di alunni con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole per i nostri ragazzi. Alessandra Cattoia, assessore alla scuola di Roma Capitale, è presente qui al convegno, alla riunione, sei dei nostri. Lei di chi è? Io sono dalla parte dell'inclusione di tutti i ragazzi nelle nostre scuole. Noi stiamo lavorando proprio per fare capire che i ragazzi, le bambine e i bambini che non sono di nazionalità italiana ma non sono diversi dagli altri quando entrano nelle nostre scuole. Ecco, abbiamo ancora dei problemi per avere un'integrazione a pieno titolo che viene più dalle famiglie e da noi stessi, perché i bambini non hanno questo tipo di problemi fra di loro. Quindi lavoriamo con gli insegnanti, con i presidi delle scuole, con i genitori per cercare di creare un clima sempre più integrato e sempre più di uguaglianza all'interno delle nostre istituzioni scolastiche. Assessore, quanto i bambini o i ragazzi della scuola riescono a fare integrare i genitori? Beh, sono fondamentali, perché sapete, noi vediamo per esempio che a volte i bambini di nazionalità non italiana non vanno per esempio alle feste di compleanno dei loro compagni italiani, quindi invece attraverso anche gesti semplici come questi, andare insieme a mangiare la pizza quando è la pizza di fine anno, partecipare alle feste di compleanno dei compagni, che si arriva poi a conoscersi, a integrarsi e a fare dei momenti di condivisione veri. Siamo in compagnia di Khalid Ciauchi, deputato del Partito Democratico, presente qui a questo convegno sull'integrazione. Ma prima di arrivare al problema della scuola, c'è un'integrazione anche tra i parlamentari? Beh, è un'integrazione più faticosa, perché purtroppo quell'aula non rappresenta il massimo in quanto dialogo e in quanto condivisione. Noi ci proviamo, insomma, ci si conosce piano piano e devo dire che sulle cose buone ogni tanto si riesce anche a fare qualcosa insieme. Senta, invece, a proposito della scuola, a che punto siamo arrivati come processo di integrazione, tenendo presente che aumentano gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana? Beh, lì è chiaro che salta all'occhio quello che è una grave disuguaglianza oggi, perché
con tutto che oggi la stragrande maggioranza dei figli di immigrati che nascono qui a Roma, per esempio in Italia, si sentono italiani, sono amici di tutti gli altri ragazzini, vanno a sport insieme, fanno i compiti insieme, però non sono cittadini di questo paese. Quindi questo sicuramente pesa molto sulla quotidianità di questi ragazzi e quindi noi possiamo sicuramente migliorare la nostra scuola, ma non possiamo negare ancora questo diritto a tanti ragazzi e tanti bambini che non si capisce perché debbano essere diversi ai loro compagni, dove magari non condividono solo la scuola ma hanno condiviso anche l'ospedale dove sono nati. Il momento più difficile per l'integrazione a livello di scuola materna, a livello di scuola elementare o di scuola media? Il momento più difficile che notiamo noi per i ragazzi è il passaggio da una scuola all'altra, quindi dalla quinta elementare alla prima media oppure dalla terza media alla prima superiore. Quelli sono i passaggi più complicati in cui abbiamo veramente necessità di accompagnare i ragazzi non italiani, perché hanno magari un po' più di timore, un po' più di difficoltà nell'affrontare il cambiamento. Questi sono i momenti più delicati. Ma è più difficile l'integrazione a livello di scuola elementare o di scuola media? Ma a livello di scuola elementare o ancora prima la materna, i bambini non se ne accorgono neanche delle differenze e sono molto più avanti dei loro genitori, che molte volte ancora portano pregiudizi. Stai attento per chi è quel bambino. Addirittura. E quindi in alcuni casi c'è un pregiudizio delle famiglie, in altri invece nella maggior parte dei casi c'è una, diciamo, ormai un'abitudine alla diversità. Alle medie ovviamente quando si inizia a crescere molte volte ecco che i virus esterni, quindi la polemica politica, la paura eccetera, iniziano anche a contagiare le teste di questi ragazzi, e nelle scuole medie a volte abbiamo avuto dei casi di conflitti o anche di razzismo. Ma l'integrazione parte innanzitutto dall'integrazione dei genitori? Beh, sicuramente sì. Devo dire che i bambini aiutano molte famiglie poi anche a superare le loro paure, le loro diffidenze. Si scopre che appunto le mamme poi dalla scuola condividono le stesse preoccupazioni, le stesse ansie, e lo stesso pensiero per il futuro dei propri figli. Quindi devo dire che è un modo anche reciproco di scoprirsi. Quindi la scuola fino adesso ha aiutato molto, soprattutto le donne e le mamme, a conoscersi molto di più. Cosa che magari capita molto meno nei luoghi di lavoro o per strada o negli autobus. Davanti alle scuole si condivide molto di più. È chiaro che una scuola che ha poche risorse oggi investe molto poco rispetto alle occasioni extrascolastiche di scambio. Noi vogliamo anche investire su questo, sulla multiculturalità nella scuola, perché appunto grazie alla scuola oggi facciamo crescere anche una società che crescerà con meno pregiudizi e più coesa, più unita, perché se tra gli adulti oggi ci si guarda ancora tra italiani e immigrati, tra i bambini che saranno gli uomini del domani questa differenza non ci sarà più. A proposito di integrazione, quindi l'esigenza di stare sul territorio, mi sembra che l'aspetto più importante sia quello di riuscire a tenere le scuole aperte tutta la giornata. Assolutamente, cioè noi abbiamo dei progetti molto ambiziosi che stiamo portando avanti, oltre all'integrazione scolastica, e quindi proprio con questo progetto che non a caso abbiamo chiamato tutti, sei dei nostri, perché essere dei nostri significa far parte di una squadra. Stiamo portando avanti altri due progetti, le scuole aperte, che sembra una cosa molto banale ma che in realtà rivoluzioneranno i nostri territori, perché le scuole non verranno più sentite come appunto quelle istituzioni che accolgono i nostri bambini alla mattina e poi il primo pomeriggio chiudono i battenti, ma invece saranno un'opportunità non solo per le associazioni sportive, culturali, per l'utilizzazione della palestra, esatto, che già in parte avviene, ma anche per tutte quelle associazioni di volontariato, ma anche per la
stessa comunità scolastica, per i familiari e per i bambini che vedranno l'opportunità di utilizzarle anche il pomeriggio come diciamo, integrazione, come spazio da, in cui giocare semplicemente. E oltre a questo, l'altro grande progetto è quello di aiutare, insomma, con tutti coloro che vogliono essere dei volontari per le nostre scuole, che non significa, diciamo, sottrarre lavoro all'amministrazione rispetto al tema della manutenzione, ma significa formare delle comunità che si prendono cura di un bene comune che è la scuola, che è frequentata dai loro figli. Come fanno un po' i vigili, cioè gli anziani che fanno un po' i vigili urbani all'ingresso e all'uscita delle scuole? Assolutamente sì, anche questo è un progetto che, insomma, fa vivere diversamente il ruolo della scuola, però appunto sollecitati dai municipi e da tanti genitori abbiamo pensato che anche sul volontariato appunto nelle nostre scuole Roma si dovesse impegnare, in particolare la mia commissione, a capire come permetterlo e appunto a fare in modo che tutti coloro che vogliono contribuire a rendere più accoglienti, più belle le scuole dove vanno i propri figli possano farlo. In alcuni municipi di Roma questo già avviene, non avviene in maniera regolare, e noi abbiamo proposto un regolamento per l'apertura delle palestre che non deve riguardare solo l'istituzione scolastica, ma deve coinvolgere appunto il municipio e gli uffici del comune e le società sportive evidentemente, e vorremmo allargarlo a tutte le associazioni culturali, linguistiche, di teatro che vogliono lavorare dentro le scuole e speriamo di riuscire a farlo l'anno prossimo. Certo, ci vuole una volontà di ciascuna scuola, quindi non sarà un sistema generale, ma ciascuna scuola potrà scegliere. Quanto è difficile governare l'assessorato alla scuola del Comune di Roma Capitale? Beh, io devo dire che mi sento più fortunata rispetto ad altri colleghi perché il tessuto delle maestre, delle insegnanti, devo dire, è molto collaborativo nonostante le difficoltà. Sono persone straordinarie che con mille difficoltà ogni giorno aprono le scuole, ogni giorno tengono i bambini e ogni giorno fanno delle attività di grande qualità, perché i genitori non si lamentano della qualità delle nostre scuole comunali. Quindi io devo dire che nelle difficoltà oggettive di un sistema che ha poche risorse, che è complicato, che ha mille problemi, però insieme non funziona male. Ecco, io sono contenta. Resisterà l'assessorato alle scuole lei? Come no? No, credo, no, non perché, ma si parla di cambiamenti. Io me lo auguro, perché l'esperienza che personalmente sto facendo è molto importante e io mi sento molto arricchita dalla possibilità che mi è stata data, quindi andiamo avanti. Cosa vi aspettate dal convegno di oggi? Più che convegno, credo che è un incontro per presentare i risultati di questa vostra ricerca. Sì, è un incontro in cui le scuole, a cui va tutto il mio ringraziamento, daranno dimostrazione di ciò che è stato fatto in questo anno scolastico per questo tema così importante, ma è un incontro a cui non a caso abbiamo invitato le istituzioni di cui prima parlavo, che vuole raggiungere due obiettivi fondamentalmente: quello di creare un tavolo interistituzionale dove si sigla un patto per l'integrazione, si mettono in rete tutte appunto le esperienze necessarie a fare questo, e quello di proporre Roma come appunto prossima città in cui svolgere da parte del MIUR la formazione rivolta ai dirigenti scolastici su questo tema così importante. A Roma non è mai stato fatto, io credo che siamo pronti a candidarci e ad accogliere anche questo evento. Avete anche la musica? Abbiamo la musica perché alcune scuole hanno pensato che l'integrazione possa passare anche attraverso la musica, e devo dire sono anche molto... Con la Sinopoli? Sì, la scuola, e poi ce ne sono anche altre che svolgono... La Mazzini. Insomma sono tante, sono circa 10 le scuole che ci hanno onorato della loro presenza e dei loro progetti, erano molte di più, ma purtroppo il tempo poi non ci permette sempre di dare spazio a tutti. Buon lavoro. Grazie.